cui si riscopre e si sottolinea ancora di più quello che è il valore della giustizia, soprattutto in questo caso nel territorio salernitano. Io, se devo essere sincero e faccio una battuta veloce, vorrei parlare dell'umiltà e del coraggio della Polizia di Stato. Il coraggio per qualcuno fisico, per altri di non accettare compromessi e rispettare sempre in ogni circostanza la legge. E ci vuole coraggio a dire sì, con forza, sì alla legalità. Ci vuole coraggio anche e soprattutto per le persone presenti oggi, le famiglie delle tante vittime. Oggi abbiamo stamattina deposato una corona per i nostri caduti ed è stato un momento di commozione, di dolore e di ricordo. Loro dall'alto ci guardano, lo dico da credente, e ci aiutano e ci danno la forza, molto spesso, e abbiamo bisogno della loro forza. Non è bello ovviamente parlare anche di numeri, però nel territorio salernitano, in quest'ultimo anno, nell'ultimo periodo, la giustizia come funziona, come va avanti? No, secondo me diamo una risposta efficiente alle tante complessità di questa provincia, però non aspetta a me valutare, e non voglio oggi parlare di numeri e dire che rispetto al passato abbiamo fatto meglio o peggio, forse abbiamo lavorato in maniera diversa. Valuterà la cittadinanza, le istituzioni, la procura, la magistratura che ci coordina e ci indirizza. Non sono io a dover parlare bene di noi stessi. Chiudiamo con gli ultimi casi di cronaca. Le uccisioni a Fratte, una persona che purtroppo si suicida, è avvenuto ieri. Cosa pensa di questo? Per quanto riguarda l'attività che è delegata all'autorità giudiziaria, nessun commento. L'indagine è in corso e il nostro procuratore che dovrà fare eventualmente, che coordina e che può fare dichiarazioni, non io. Per i suicidi è un dolore lacinante, un uomo che perde la vita, lascia familiari, è chiaramente, ma non è su quello che possiamo fare prevenzione, non noi come forze dell'ordine. Ai ragazzi che magari si affacciano a questa professione, a cui piacerebbe cercare di entrare in polizia o comunque, come dire, di servire lo Stato secondo le varie divise che esistono, che messaggio si sente di dare, partendo ovviamente dai termini che ha utilizzato prima, e quindi umiltà e coraggio? Facile, molto facile, il mestiere più bello del mondo, non ho dubbi. Allora, la presenza oggi dell'università non vuole essere una presenza di tipo formale, ma il desiderio di voler partecipare a una festa che sentiamo anche un po' nostra, perché ovviamente è un riconoscimento al lavoro di tanti uomini e donne che si impegnano quotidianamente nella sicurezza e nella prevenzione. E io sono convinto che la crescita di un territorio, della nostra università, non può passare anche da basi solide costruite intorno a questi meccanismi di sicurezza e prevenzione. Noi tra l'altro abbiamo un rapporto di tipo istituzionale continuo con la Polizia di Stato, così come le altre forze dell'ordine, abbiamo un presidio della Polizia all'interno del nostro campus, quindi c'è un rapporto istituzionale e che guarda innanzitutto ai giovani. Ovviamente il compito che ci attende a noi come organi di formazione, come studi di formazione, è impegnativo, perché dobbiamo guardare ai giovani, dobbiamo guardare al loro futuro, creando le basi della legalità a partire dalla scuola per continuare all'università. Thank you.
Una piccola confidenza. Io voglio bene a te. Ordinarie capacità professionali, elevato acume investigativo e sprezzo del pericolo, faceva parte di un team impegnato nella lotta alla criminalità che dopo un blitz veniva tratto in arresto. Chiaro esempio di dedizione e coraggio. Gioia Tauro, 17 marzo 2013. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Giovanni Francesco Izzo. Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, collaboravano ad una complessa operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un'organizzazione criminale dedita all'appropriazione indebita, alla truffa, furto e alla ricettazione. Nocera Inferiore, 6 luglio 2014. I riconoscimenti il questore e il proconio solenne. Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, collaboravano ad un'articolata operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un sodalizio criminale dedito alla pedopornografia sul web. Salerno, 20 agosto 2013. Sovrintenconio solenne. Evidenziando elevate capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo, nel corso di un servizio di istituto espletavano un complesso intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un individuo ritenuto responsabile di tentato incendio doloso, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e porto abusivo di armi. Salerno, 2 giugno 2013. Sovrintendente, consegnano il riconoscimento il questore e l'avvocato generale presso Aldo De Chiara. Enconio solenne. Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, espletava una complessa operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un'organizzazione criminale specializzata negli assalti alle apparecchiature bancomat di istituti di credito di varie regioni italiane. Potenza, 24 febbraio 2012. Assistente capo Catello Passaro, consegnano l'attestato il questore e il presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Catello Marano. Encomio. Libero dal servizio, si poneva all'inseguimento di un malvivente responsabile di rapina, riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo. Dava prova di notevoli capacità operative. Salerno, 10 ottobre 2013. Sostituto commissario Mario Di Anteo Montone, Giorgio Vanacore. Assistenti capo Renato Antico, Riccardo Noschese, Domenico Paolillo, Aldo Torre. Consegnano i riconoscimenti il questore e il presidente della Corte d'Appello di Salerno, dottor Matteo Casale. Encomio. In servizio presso la squadra mobile, si distinguevano in un'attività investigativa conclusasi con un'ordinanza di custodia cautelare
a carico di 22 persone, responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Davano prova nella circostanza di notevoli capacità investigative. Salerno, 24 giugno 2013. Assistente capo Giuseppe Vicinanza. Consegnano il riconoscimento il questore e il comandante provinciale dell'Arma Carabinieri, colonnello Riccardo Piermarini. Encomio. Evidenziando capacità professionale ed acume investigativo, espletava un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di affiliati ad un sodalizio criminale di stampo camorristico. Portici, 5 marzo 2012. Vicequestore aggiunto dottor Luigi Amato, sostituto commissario Attilio Iannone, assistenti capo Renzo D'Ambrosio, Massimo Napoletano. Consegnano i riconoscimenti il questore e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dottor Corrado Lembo. Lode. Espletavano un'attività investigativa che si concludeva con l'esecuzione di custodia cautelare a carico di 15 soggetti responsabili di violenza e resistenza a pubblico ufficiale durante un incontro di calcio. Salerno, 22 novembre 2013. Assistente capo Antonio Bonadies. Consegnano il riconoscimento il questore e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Antonio Mazzarotti. Lode. Libero dal servizio, si poneva all'inseguimento di un giovane responsabile di furto con strappo, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto. Dava prova di doti di altruismo operativo. Salerno, 10 ottobre 2013. Ispettore capo Stefano Della Monica, assistente capo Francesco Pino. Consegnano gli attestati il questore e il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, dottoressa Gabriella Martino. Lode. Per l'impegno profuso nell'espletare un intervento di soccorso pubblico a favore di una persona che aveva manifestato evidenti propositi suicidi. Davano prova nella circostanza di capacità professionali. Salerno, 9 maggio 2013. Assistente capo Giovanni Corrado, assistente capo Rocco Corvino. Consegnano i riconoscimenti il questore e il presidente del Tribunale per i minorenni, dottor Pasquale Andria. Lode. Per l'impegno profuso nell'espletare un intervento di soccorso pubblico a favore di due anziani coniugi intrappolati all'interno di un palazzo interessato da un incendio.
davano prova nella circostanza di generoso altruismo. Sarno, 8 maggio 2013. Assistente capo Mauro Lettieri, assistente Cosimo Nigro. Consegnano gli attestati in quest'ora il presidente del Tribunale di Salerno, dottor Bruno De Filippis. Lode. Per l'impegno profuso nell'espletare un intervento di soccorso pubblico a favore di una donna che aveva tentato il suicidio. Davano prova nella circostanza di generoso altruismo. Battipaglia, 17 febbraio 2013. I signori ospiti sono pregati di alzarsi. Giustizia e di libertà. Osserviamo un momento di raccoglimento. Vengono resi gli onori finali. Carto attenti, presenta altri. La cerimonia del 163° anniversario della fondazione della Polizia di Stato volge al termine.